Salve, io sono Aurelio Porfiri e sono un compositore, direttore di coro, educatore e scrittore che vive in Roma. La domanda di oggi è molto semplice. Deve la Chiesa essere ricca? Ecco, se ascoltiamo quella che è la narrativa dominante, tutti diranno no, la Chiesa deve essere povera, non deve avere nulla, deve essere come nei primi tempi cristiani e via dicendo. Però tutto questo sfugge veramente al buon senso. Se la Chiesa deve assistere i fedeli sia dal punto di vista spirituale che da quello materiale, la Chiesa ha bisogno di mezzi per poter gestire le sue scuole, le sue università, i suoi ospedali, le sue case di cura, le sue cliniche, e poi ovviamente deve avere il denaro per poter gestire il suo personale, i sacerdoti, le congregazioni, tutte le missioni che ha nel mondo. Insomma, dire che la Chiesa deve essere povera vuol dire che non si riconosce la sua missione per lenire quelle che sono le necessità sia dal punto di vista spirituale soprattutto, ma anche da quello materiale. Certo, il problema è diverso se la Chiesa usa questo denaro solo per il proprio arricchimento, soltanto per aumentare i benefici e la vita comoda dei suoi membri del clero. Questo certamente non va bene e questo è ciò che è da combattere. Quindi la Chiesa nei suoi membri deve coltivare una povertà interiore, anche se di necessità deve usare del denaro per poter svolgere nel modo più proprio la sua missione nel mondo. Noi ci rivolgiamo per aiuto a coloro che hanno più di noi. Se le persone fossero più in difficoltà di noi, non potrebbero aiutarci. Insomma, la Chiesa deve essere ricca quanto basta per svolgere la sua missione. Questa è una necessità ineludibile. Spero che questa trasmissione vi è piaciuta e spero che potrete assistere anche alle prossime. Un saluto.